Maratoneta ecologico, oggi ci troviamo in un'area di Chianchitta. Ecco, lei ha dovuto abbandonare l'idea di pulire perché effettivamente c'è troppa immondizia, lasciata per strada. Sì, come vedi, va, visto qua, è una cosa più grande di me. Qui ho bisogno di un camion per fare tutto questo qua. E poi vorrei lanciare un appello alle persone di non lasciare tutta questa spazzatura per strada e anche a chi dovere, assessore, non so, di Giardini, di Taormina, no? All'ANAS, non so a chi appartiene questa strada qua. Quindi lei lancia un appello alle autorità, alla bonifica e sicuramente Ferrara un appello anche alle persone a non lasciare più l'immondizia. Sì, ma le persone una volta che vedono sporco buttano la spazzatura. Se loro avessero qui pulito, la spazzatura non la butta. Salvatore Ferrara, abbiamo cambiato luogo. Cosa accade nei pressi del monumento Laniche? Allora, qui c'è un'usanza che tutte le sere a mezzanotte così vengono a festeggiare compleanni, anniversari e cose. E vorrei lanciare un appello al comune di Giardini. Almeno di mettere una videosorveglianza, dei cestini. Cose così che, come vedete, ci sono dei fuochi d'artificio e poi rimane la polvere. Quando c'è il mare grande, questa polvere si scioglie nel mare.